Allora, bella Rigaz, mi dovete scusare se sto giro me la faccio in notturna, ma cioè, mi sono reso conto che faccio tutta una tirata fino a febbraio, zio fa. Perché oggi è sabato, Saturday 31. Cioè, sono sveglio, rimango sveglio fino a febbraio, ci si di fisso, capito? E quindi ci risentiamo settimana prossima, sabato prossimo. Questo me lo faccio di notte perché sicuro poi dormirò per tipo 4 giorni, no? Così, ma muoviamoci. Beh, la tipa, la mamma di Teostrato, mi ha dato una stanza, no? Mi ha detto, boh, tu puoi dormire là. Guarda, non dormi con mio figlio perché c'è, sei caro e tutto. Non ci disturbi, non ci dai problemi che sei venuto a vivere qua. Però, minchia, cioè, sembri. Cioè, ogni tanto sembri un trans, no? Cioè, come ti comporti? E io no, signora, non sono un trans, cioè stia tranquilla, suo figlio non mi interessa, anche se fosse, cioè, non è il mio tipo e comunque mi piacciono le donne, no? Vabbè, però vagliela a spiegare, alla fine è una signora che ti sta dando ospitalità, gli ho detto ok, tranqui signora, e ho chiuso là il discorso. Comunque alla fine non mi dispiace stare da sola, poi questa stanza è figa. Vabbè, comunque, c'è Matteo Zucchi, che è il nuovo, che scrive sul blog, che minchia ha scritto il primo articolo, zio ha fatto un macello, c'è boom di ascolti, figa, 120 persone in 4 ore lì sul blog a commentare, a fare storie, a dire la loro, così, no? Vabbè, io non mi espongo su quello che ha scritto lui sul blog. Andatelo a vedere se vi va. Io nel mio piccolo dico solo la mia sulla programmazione televisiva settimanale e mi devo anche sbrigare perché figa, già sono passati 3 minuti quasi, zio. Allora, iniziamo subito. Domenica 1 febbraio, tutti pazzi per Mary alle 19 su Italia 1. Film interessante dei fratelli Farrelly, politicamente scorretto, Cameron Diaz che si presta spesso a queste robe, infatti è una grande. Boh, io sono convinto che Tutti i pazzi per Mary non avrà il bollino rosso su Mediaset, come invece ce l'ha Love Actually, e questo non me lo spiego. Comunque si può vedere, comico, tranquillo. Poi La mia vita Garden State alle 3 su Canale 5. Con Zach Braff, protagonista e regista. L'esordio di sto tipo, Zach Braff, che è poi il divo e protagonista di Scrubs su MTV, no? A me non mi ha detto un cazzo. Però, siccome è un'opera prima, si può vedere. Dunque. Sempre domenica, Harry Potter. Io non ho mai visto un cazzo di Harry Potter. Era mio padre, su Iris alle 21, ma l'avevamo già recensito. Andiamo avanti, nel tempo, a lunedì. Lunedì 2 febbraio. Vabbè, lunedì 2 febbraio, Napoletana e Milano alle 14 sulla 7. Da vedere solo per un motivo, che c'è Edoardo De Filippo. E quando c'è Edoardo De Filippo, tutto è da vedere. Regista e attore, Edoardo De Filippo alle 14 sulla 7, ok. Poi Nostro Signore Pulp Fiction alle 21 su Sky Mania. Andiamo avanti. Per qualche dollaro in più di Sergio Leone alle 21 su Rai 4 e Fratello Dove Sei alle 21 su Joy dei fratelli Coen.
il film che mi ha convinto che George Clooney sa recitare, perché prima di allora avevo visto solo ER. Poi un film di un regista asiatico, Kim Ji-hoon, alle 23 su Cult, Bittersweet Life. Beh, bella giornata lunedì, state in casa, non uscite, guardatevi un po' di film. Tanto che cazzo dovete fare lunedì? Allora, martedì 3 febbraio, Due singole nozze alle 21.10 su Italia 1. I protagonisti sono divertenti, cioè sono tra i più brillanti della commedia di questi periodi, Vince Vaughn e Owen Wilson della commedia americana. Andiamo avanti. The Truman Show di Peter Weir alle 21 su Sky Mania. Ok. Il Medico dei Pazzi con Toto e Aldo Giuffrè alle 21 su Sky Classic. Andiamo avanti, vediamo. Sì, qui c'è un film di Ang Lee alle 22.55 su Sky Mania, Lussuria, Seduzione e Tradimento. Se volete guardatelo. Jurassic Park alle 21 su Still. Andiamo avanti a mercoledì 4 febbraio, Gli Spietati di Clint Eastwood alle 23.35 su Rete 4 con Clint Eastwood, e Sprayer, Grasso e Bello, remake del film di Waters con John Travolta camuffato da donna cicciona. Per fare la cicciona non è stato difficile per John Travolta, per fare la donna magari un po' di più. Andiamo avanti, Vittime di guerra alle 21 su AXN di Brian De Palma, naturalmente, con Michael J. Fox e Sean Penn, due attori, se permettete, da togliersi il cappello. L'orchestra di Piazza Vittoria alle 23 su Cult di Agostino Ferrente. Andiamo avanti a giovedì 5 febbraio. Andiamo avanti, L'esercito di 12 scimmie di Terry Gilliam, ex Monty Python con Bruce Willis e Brad Pitt, alle 21 su Raysat Cinema. E poi Terminator 2 alle 21 su Still. Andiamo avanti a venerdì 6 febbraio. Venerdì 6 febbraio, cosa ci abbiamo di interessante? Dunque, venerdì 6 febbraio, L'Uccello dalle Piume di Cristallo di Dario Argento, alle 21 su Raysat Cinema. Un Gatto nel Cervello di Lucio Fulci, alle 22 su Fantasy, che non sapevo manco esistesse un canale che si chiamasse così. Poi qui, sabato 7 febbraio, abbiamo Ogni maledetta domenica, il miglior film di football americano secondo me, alle 2.30 su Taglio 1, Cameron Diaz, Al Pacino, gli attori, e la regia di Oliver Stone. Poi vediamo. Couscous alle 21 su Sky Mania, io non l'ho visto, però lo consiglia Fofi. Come l'ha detto il mio barbiere Chiappolo, che Fofi gliel'ha consigliato, e siccome l'ha consigliato Fofi è da guardare. Poi Sesso, Bugie, Videotapes di Soderbergh, praticamente un esordio di Soderbergh, alle 21 su MGM con una bellissima Andy McDowell, per non dire grandissima figa. Poi alle 22.35 su Mia o MYA, Il Laureato con Dustin Hoffman di Mike Nichols, alle 22.35 su Mia, già l'ho detto. Beh, insomma, questo giro ci sono andato dentro, ho fatto velocissimo. Sarà che la signora qua, signora Teostrato, ha detto, boh, per alleviarti il sonno, fatti un bicchierino di vino delle parti nostre, Trebbiano d'Abruzzo, zio fa. Io sono piemontese, quindi c'è... con me ci vai a nozze se mi dai il vino, zio. Boh, non mi sono neanche acceso una sigaretta in onore della programmazione TV, però il tempo stringe, quindi vi saluto. Pace, amore, odio, guerra.